abiti al riparo del Signore e che dimori alla sua ombra. Di al Signore mio rifugio, mia roccia in cui confido. Ti libererà e dalla carestia che distrugge. Buongiorno a tutti, ci prepariamo alla domenica. Tra l'altro, oggi la Chiesa fa memoria del cuore immacolato di Maria e affidiamo a lei, alla Madonna, direi anzitutto i giovani, poi capirai, ma questa direi mettila come intenzione particolare di questa domenica, i giovani, sia quelli che conosci, che hai insomma in casa, ma ecco tutti, questo ce lo prendiamo come impegno. Dodicesima del tempo ordinario. La Chiesa legge Matteo al capitolo 10. Matteo al capitolo 10 è il momento in cui Gesù invia gli apostoli, li manda nel mondo a parlare di Lui, a predicare Lui. Ecco perché la Chiesa ti abbina a Matteo 10 profeta Geremia, prima lettura, e nei più grandi capitoli, lettera ai Romani, capitolo 5 di Paolo, per dirti, per rafforzarti il contesto in cui Gesù manda. Già Gesù lo dice agli apostoli, quindi a ognuno di noi: tu diventi apostolo nella misura in cui con rettitudine di cuore, senza secondi fini, parli di Lui. Dice, ma io quando... chi è l'apostolo? Io posso essere apostolo? Sì, quando con retta intenzione, senza secondi fini, parli di Lui, tu diventi apostolo. E la Chiesa ti dice, e lo prende da Gesù, che il contesto in cui vieni mandato è sempre un contesto in cui il profeta Geremia, profeta giovane, trova ostacoli. E sarà sempre così. Chi parla di Gesù, vedremo anche, tenteremo di comprendere perché, troverà sempre ostacoli. Geremia, prima lettura. Seconda lettura, Paolo. Come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e con il peccato la morte, anzitutto la morte dentro, il segno e poi la morte fisica, ma la morte dentro, così tutti sono stati raggiunti, questo virus del peccato. Medicina del virus, potentissima la grazia, vedi Paolo, adesso non mi soffermo, ci sarebbe un capitolo bellissimo, apro e chiudo solo questa piccola parentesi, perché tante volte capita di sentirlo, dice, ma io guarda, vado a messa tanti anni, dice, le letture le capisco, però la seconda lettura, soprattutto San Paolo, io non capisco, è difficile, non ti scoraggiare su questo, è come se tu mi dicessi ho fatto le superiori, a me hanno detto che sono intelligente, ho anche voglia di studiare, però l'università, no, hai le possibilità e laureati. Paolo è laurea, Paolo è giungere alla laurea, quindi ci vuole un po' di fatica, ma non bypassarlo mai. Anche Pietro, lo vedrai, seconda lettera di Pietro, vai a vedere, dice nostro amatissimo fratello Paolo,
Nelle sue lettere ci sono cose difficili, dice Pietro, e gli ignoranti o gli instabili le travisano. Molto bella questa espressione di Pietro, ma non bypassare Paolo, questo ti apro e chiudo solo questa parentesi, perché se ti vuoi laureare dentro di te in cristianesimo, non bypassarlo, chiusa la parentesi. Matteo, perché abbiamo iniziato, fratelli e sorelle, a dire affida i giovani oggi, affida i giovani alla Madonna, al cuore immacolato? Perché se tu mi dicessi, io ho un ragazzo in casa, o mio nipote, insomma, ha 18 anni, 16, 18, 20, 22, quell'età lì, ecco, direi un passo giovane, proprio per loro, Matteo 10, 26, 27, guardalo qua, Matteo 10, 26, 27, Gesù oggi fa questo triplice step, lo seguiamo. Il primo: non abbiate paura degli uomini, non abbiate paura degli uomini, perché non c'è niente di nascosto, di segreto, che non debba essere rivelato. Gesù, quanto io vi dico all'orecchio, predicatelo sulle terrazze, predicatelo dai tetti, non abbiate paura degli uomini. Questi due versetti sono rivelazione di ciò che Gesù semina nel cuore dei giovani. A quell'età lì, se ci fosse anche tu eri così, a quell'età lì, 16, 18, 20, 22, 24, quell'età lì, dove studi, inizi a lavorare o studi ancora, ma sei molto giovane, hai grande sete di giustizia. Pensaci, no mamma, non è giusto quello, no, no zia, no, non si può stare zitti su quello, no zia, io scendo in piazza perché il mondo è malato, perché l'ecologia, perché i mari inquinati, ma sì, ma guarda, la zia adesso viene al mare con me quest'estate, no zia, non beh, scendiamo in piazza con i miei coetanei. Quelli sono semi che Gesù mette nei giovani, sete di giustizia. Titolo che ci diamo della domenica, ragazzi, questo è interessante, eh? Sempre un binomio. Il coraggio della verità e la sete della giustizia. Ecco, se tu mi chiedessi qual è il rischio dell'età adulta, io che ho 50 anni, 45, 60, 65, 70, che ti si spengano gli occhi, direbbe la Bibbia, cioè che non hai più coraggio della verità e sete di giustizia. Ah, guarda, ho lavorato 40 anni, ne ho visto, sono nauseato, guarda, boh, faccio la mia vita, guarda, c'ho una casa in campagna, vado là, ciliegie, pianto le patate, scoiattolo, boh, non ne voglio più sapere. Bibbia direbbe, figlio, figlia, non lasciare che ti si spengano gli occhi, cioè tendenzialmente quando avviene questo, la religione, la fede diventa poi solo più consolatoria, cioè invecchi, un po' la paura di morire, cosa sarà? Prego. Sì, bene, benissimo, benissimo, benissimo. 70, 80 anni, 90, 95 anni, si avvicina, prego. Però tendenzialmente i tuoi nipoti ti direbbero, zio, a te un po' na piova, cioè sei un po'
Dio ti direbbe un po' quello, poi Dio ti abbraccia, ma ti si sono spenti gli occhi. Quando si spegne la sete di giustizia, il coraggio della verità, la fede tendenzialmente diventa ricerca di consolazione, soltanto, solo più ricerca sono come i rapporti interpersonali. Quando cerchi solo più una persona, un fidanzamento a 80 anni, per avere un po', va anche bene, un po' di compagnia, un po' di consolazione, Titolo di oggi è: lo facciamo diventare preghiere, fratelli e sorelle, perché in noi, noi no, non siamo più negli enti, noi non siamo più nei venti, capisci? E forse non siamo neanche negli enta, ma siamo negli anta. 40, 50, 60. 80, che non si spenga in me, Signore. Coraggio della verità e sete della giustizia. E questo il Signore lo semina abbondantemente nel cuore dei giovani. Bellissimo, eh? E dice ai giovani: non abbiate paura degli uomini. Se ci fermassimo lì e se Gesù si fermasse lì, però ragazzi, rimarrebbe solo scendere in piazza. Tu sai che tante persone sono scese in piazza, però poi non scendi in piazza tutta la vita. Nota, secondo step. Qui Gesù alza da prettamente umano, sociale, diventa spirituale e qui è necessario. Tieni conto come alza, leggilo bene questo Vangelo. Non è più solo non abbiate paura degli uomini, non abbiate paura di coloro che uccidono il corpo. E qui si va al martirio, fratelli e sorelle. Qui non è più solo tuo padre, tua madre, tu sei giovane, tuo zio. L'adulto che ti dice: ma sì, ma sta tranquillo, ma sì, sono sempre sceso in piazza, poi non è mai cambiato, sta tranquillo, vieni al mare con me. Qui è già una dimensione adulta, è colui che persevera, che non molla, sete di giustizia, coraggio della verità, Padre Pugliesi, Palermo, Brancaccio. Togli i ragazzi dalla strada, dal fatto mafioso, dal reclutamento, dà fastidio. Entrano. Qui Gesù alza, dà coraggio a chi persevera. Non abbiate paura di coloro che uccidono il corpo. Senti, bellissimo questo. Ma non hanno nessun potere di uccidere l'anima. Questo, fratelli, ci riempie la domenica. Questo, pensarci. Senti Gesù, senti adesso, bellissimo, eh? Temete piuttosto colui che ha il potere di far perire nell'inferno il corpo e l'anima. Qui diventa cammino spirituale. Fratelli e sorelle, Gesù è: dobbiamo temere solo uno, cioè colui, il diavolo. Infatti, preghiamo: Padre, non ci indurre in tentazione. Nuova traduzione: non ci abbandonare alla tentazione, perché da soli, Signore, noi siamo troppo piccoli contro il diavolo. Non ci abbandonare, siamo troppo piccoli contro la tentazione, contro la concupiscenza che abbiamo dentro, contro il non riuscire a tenere le nostre passioni, ma che ci sfuggano. Non ci abbandonare, sì. Bellissima questa preghiera, perché lì diventi figlio, lì diventi piccolo, come lei. Come lei. Che schiaccia il serpente, come lei, piccola. E
E solo i piccoli infatti possono capire la seconda parte, perché attenzione, fratelli e sorelle, quando parli poi del diavolo, attenzione all'altra deriva. Sul diavolo ci sono due derive. La prima, ma sì, diavolo, ma che sono favole? Il diavolo non esiste. No, attenzione, mai dire che il nemico non esiste, perché poi perdi. L'altra deriva è metterlo al centro. No. Oh, altra deriva, diavolo, no, perché qui di nuovo scivoli nel mettere al centro lui e paradossalmente te, ma non Dio. Nota il bimbo piccolo come parla, bellissima, eh? Non abbiate paura, perché il Padre vostro non permette senza la sua volontà che neanche un uccellino del cielo, cada per terra senza che il Padre vostro lo voglia. Padre vostro sa tutto, affidatevi a Lui, perfino i capelli del vostro capo sono contati. Uno, non come si dice in piemontese, branca, uno che cada a terra, questo è per permissione del Signore. Tutti i capelli, nulla va perduto. Non abbiate paura. Questo è bello. Me lo do come grande cammino di infanzia spirituale. Dice, ho 65 anni, infanzia spirituale. Tornate piccoli. Se non vi farete come bambini, non entrerete. State nella mia mano, questo te lo lascio, la tematica dell'infanzia spirituale, fratelli e sorelle, protegge da ogni deriva. Terzo, così chiudiamo, questo è fondamentale. Gesù oggi chiude così: chi mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò quando si presenterà davanti al Padre mio. Chi mi rinnegherà si sentirà dire quella che è la frase più forte, dura, tremenda di tutti e quattro i Vangeli. Quando busserete alla mia porta e direte: Signore, Signore, aprici, io vi risponderò. Questa è tremenda, eh? Non vi conosco. Non vi conosco, ma abbiamo mangiato e bevuto in tu hai predicato nelle nostre piazze. Vi dico che non vi conosco. Fratelli e sorelle, e allora non abbiamo paura. Sappiamo che se parliamo di Gesù e di Gesù crocifisso, troveremo sempre un po' di fastidio. I greci cercano la sapienza, i giudei chiedono i miracoli, noi predichiamo Cristo crocifisso, Paolo. E lui crocifisso, e quella è la verità. Infatti la domanda non è che cos'è la verità. Quando studi filosofia al liceo, la domanda non è tanto che cos'è la verità, la domanda è chi è la verità. Noi predichiamo Gesù e questi crocifisso. Fratelli e sorelle, quella è la nostra predicazione. Dobbiamo avere questo coraggio. Quando vai in pizzeria con i tuoi figli, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito, fallo prima. Abbi il coraggio di questi piccoli gesti, anche se qualcuno, il sorrisino, la zia, sempre inginocchiata in chiesa, bigottona. Persevera, persevera, non mollare. Noi predichiamo Cristo crocifisso. Questo, fratelli e sorelle, così vinceremo il Don Abbondio che è un pochino in noi. Don Abbondio, se uno il coraggio non ce l'ha, non se lo può mica dare, gli disse il Cardinal Federico. Ed è vera questa frase, monca ma vera.
incompleta ma vera. Nessuno ha il coraggio, è vero. Infatti il coraggio è da invocare, è vero. Nessuno nasce coraggioso. Coraggio è da invocare. Nessuno ha il coraggio di morire per Gesù, è vero. Fratelli e sorelle, buona domenica, domenica molto robusta, è questa di grande, come dire, rivisitazione del nostro cammino e freschezza, freschezza. Buona domenica. Ecco allora gli avvisi per la settimana. È la settimana che ha al suo centro la solennità della Natività di San Giovanni Battista, unica solennità che appunto festeggia una Natività, ovviamente il Natale, ma questa è l'unica oltre a Natale, Natività del precursore di San Giovanni Battista, mercoledì 24 giugno. E poi domenica prossima, 28 giugno, tredicesima del tempo ordinario, alle 10:30 avremo Telepadre Pio che riprenderà in diretta la Santa Messa a San Martino. Telepadre Pio farà un fine settimana qui a Villanova per così portare a conoscenza il territorio di Villanova, le sue ricchezze di varia natura. Sarà poi un format che andrà in onda domenica 5 luglio alle 13:30 su Tele Padre Pio. Ecco, ricordo, martedì sera alle ore 21 ci troviamo in chiesa San Pietro, incontro congiunto, riunione congiunta, consiglio pastorale parrocchiale e volontari Caritas. Ecco, è mio desiderio che sia una riunione allargata, quindi se sei volontario Caritas, se sei nel consiglio pastorale, ma se sai che persone vogliono dare una mano in tanti ambiti a livello caritativo, invitali, vieni, fai. Ecco, è una riunione allargata proprio per così gettare la rete a chi nel cuore sente un desiderio di fare qualcosa per la propria comunità. Quindi martedì sera ore 21, chiesa di San Pietro, apriremo il portone centrale e ci troviamo qui, almeno abbiamo il distanziamento. E poi ricordo sempre, stiamo sensibilizzando riguardo le due spese, caldaia San Pietro 20.000 euro, caldaia stazione 3.000 euro, ringrazio già la sensibilità perché siamo quasi a 10.000 euro, ma siamo a metà del cammino, quindi ricordo, per le offerte puoi passare in ufficio mattino, dal lunedì al venerdì c'è sempre qualcuno, oppure fai il bonifico con la causale Covid-19 che trovi sui social, alle porte delle chiese, e hai la possibilità col bonifico di una detrazione del 30%. E allora invochiamo dalla Madonna, dal cuore immacolato di Maria, la benedizione anzitutto sui giovani e poi ovviamente su tutta la nostra comunità. Signore sia con voi e con il tuo spirito, e vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona domenica a tutti. Poi ti coprirà con le sue ali e rifugio troverai. Che vola di giorno, mille cadranno al tuo fianco, ma
nulla ti colpirà. Preservarti in tutte le tue vie.